Allora, mister Boncore, debutto migliore non poteva esserci. No, ripeto, questi ragazzi avevano bisogno di un risultato positivo, l'hanno voluto perché mi hanno dato piena disponibilità in questi 3 giorni, sono contento per loro, perché sono bravi ragazzi, e mi dispiace tanto per il vecchio mister che c'era, che è un grande amico mio, e se la condizione era quella che era, è tutto merito suo e il suo staff. E ripeto, c'è tanto da lavorare, e il risultato aiuta a far lavorare più serenamente, ma c'è parecchio da lavorare, e se c'è la base che io metto sempre e predico sempre ai ragazzi, che il loro lavoro non lo devono tradire mai, perché qua c'è una società che fa sacrifici, molti ragazzi vengono da posti distanti e quindi fanno sacrifici anche loro. E poi i sacrifici vengono ripagati con la prestazione domenicale. Al di là del risultato, io parlo sempre di prestazione. Grazie. Allora, con Marco Aprile, Marco, allenatore della Parmonval, tante defezioni mi pare, no? Questa partita in salita. Tante defezioni, sì. Purtroppo in questo periodo ci gira così. Già da mercoledì in Coppa ne avevamo diverse. Alla partita di Coppa di mercoledì si è aggiunto la squalifica di la mattina, qualche altra situazione, qualche altro infortunato, qualche altra scelta anche che riguarda altro, insomma sì, tante defezioni. Ci siamo presentati in campo con 4-2005 nel forse avere preso il gol subito un pochettino spezzato le gambe. Sì, quello sicuramente sì, sapevamo che era una partita difficile, che conoscevamo la maggior parte dei giocatori della squadra avversaria, è una squadra che sicuramente non meritava il punto in classifica che aveva. In più noi, ripeto, siamo arrivati qui con tantissimi 2005, 4 in campo addirittura dal primo minuto. Le altre squadre forse ce le hanno in panchina, noi ne avevamo oggi 4 su 11 nei titolari. Quindi pazienza, penseremo alla prossima partita. Per chiudere, gli obiettivi di questa Parmonval ha sempre fatto bei campionati, no? Anche quest'anno si ripeterà? Ma l'obiettivo della Parmonval assolutamente, anche per organico, in questo momento non può che essere quello di puntare alla salvezza. Non possiamo, inutile stare a fare proclami, non possiamo. Oggi risultati clamorosi, il Casteldaccia ha fermato l'Acre. Sì, il Casteldaccia in casa ha fermato l'Acre, il Casteldaccia lo conosciamo bene perché l'abbiamo affrontato in Coppa Italia, è una società attrezzata, il Misil Meri mi pare che perdeva 2-0 col Gela e poi ha recuperato, ha pareggiato 2-2. È un campionato, io lo dico dall'inizio dell'anno, difficilissimo, più difficile di quello dell'anno scorso dove c'erano 3-4 squadre un pochino al di sotto. Quest'anno, cioè, è difficile trovare una squadra scarsa, perché... E qual è la squadra da battere secondo te? L'Agras, per me Agras, Misil Meri ed Enna sono quelle che si giocheranno il campionato. Penso che l'Agras abbia qualche cosina in più. Grazie, in bocca. Grazie a voi.
Per la Parma in Valle. Tamaio con il sindaco Gambino, l'avvocato Castronovo. Il gruppo, la squadra.